Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti a una rubrica che io stramo e che è quella delle nuove entrate nella mia libreria e siamo alla puntata di marzo. Allora, vi faccio vedere una piccola panoramica iniziale dei libri che vi andrò a presentare e devo dire che anche questo mese sono veramente tanti. Io mi ero illusa che, perché avevo detto no, ci devo dare un taglio con le recensioni e con la lettura anche perché comunque sto nei casini al lavoro, sto nei casini nella vita privata, nel senso che tendo a non avere una vita privata e invece comunque gli amici, le persone che mi stanno vicino ovviamente reclamano la mia presenza, cosa che non, io ultimamente non faccio altro che lavorare, poi vabbè, casini familiari, cose varie di cui non sto qui a parlare e quindi io mi ero illusa, ho detto oh, vabbè, per quanto riguarda le recensioni io ci devo dare un taglio perché comunque poi me li mandano, se me li mandano comunque li devo recensire per forza, per cui sono cose da leggere anche a un certo ritmo, quindi avevo detto basta, ci do un taglio. Il risultato di questo taglio è il seguente. Queste sono le nuove entrate nella mia libreria di marzo, che adesso andiamo a vedere pian pianino. Quindi, come vedete, sono bella che imputtanata anche per marzo, e ciò vuol dire tante recensioni, tanta lettura. Poi, vabbè, ci sono dei libri che già amo, volevo, di cui le case editrici mi hanno gentilmente omaggiato, quindi le ringrazio come sempre moltissimo. Allora, prima c'è un libro che mi ha mandato la Samuele Editore, e me l'ha mandato perché dentro c'è un mio racconto, o meglio, non un mio racconto, una serie di lettere, proprio perché questa è una raccolta di lettere emblematiche, lettere d'amore, lettere d'amicizia, lettere di tutti i tipi. Era un concorso e ho mandato le mie e le hanno pubblicate. Si chiama Lettere a te, Samuele Editore, e devo dire che io comunque le ho lette tutte quante e mi sono piaciute moltissimo. È un libretto carino, breve, quindi boh, se magari non so, io non so quale sia l'utilità di questo libro, nel senso come è nato, perché è nato, però la cosa che mi viene per prima in mente, che so che non è molto corretta, però mi viene in mente, si possono scopiazzare allegramente le lettere, quindi se non avete abbastanza fantasia, di qua potete scopiazzare. Comunque non mi dilungherò molto a parlarne, anche perché mi sta venendo in mente di fare comunque una puntata, cioè non una puntata, un video, diciamo, dove parlo di tutti, vabbè, non solo del mio romanzo, magari quello lo invierò a qualche altro youtuber. Sì, youtuber, e chiederò di recensirlo, di fare una videorecensione perché non mi sembra molto sensato fare una videorecensione del mio stesso libro, però magari ecco, vi indicherò le varie raccolte di racconti dove compaiono i miei racconti. Quindi questo qua però è carino. Allora, passiamo a questo libro di una casa editrice che non conoscevo, che pare sia una casa editrice giovane, non ho capito se è italiana, a che gruppo appartiene, non lo so, però certo è che questo libro che mi è stato gentilmente mandato da Solo Libri, che l'ha avuto dall'ufficio stampa della Revolver, si chiama questa casa editrice, si chiama I Fuochi del Nord di Derek Nikitas ed è questo qua. Questo tra un po' troverete la mia recensione su Solo Libri ed è un thriller di cui sinceramente non ho capito granché, vi potrei leggere la trama, ma non. Comunque è il genere di libri che mi piacciono, quindi questo qua, I Fuochi del Nord, poi sicuramente quando lo recensisco vi saprò dire meglio. Poi c'è questo libro qua che ho comprato perché era in sconto, se non sbaglio, un paio di. La settimana scorsa alla Feltrinelli ed è di Edgar Allan Poe, I racconti del terrore della Dalè Editore, costa 8,90 euro a prezzo pieno perché è un tascabile e non ricordo sinceramente quanto l'ho pagato, però intorno ai 7 euro. Io devo ammettere che pur avendo letto cose di Edgar Allan Poe, magari comunque erano cose che mi avevano prestato, io non ne avevo, quindi ogni tanto mi piace quando ci sono gli sconti colmare le lacune della mia libreria e niente, recuperare qualcosa, in questo caso i racconti del terrore di Edgar Allan Poe, che non so quando leggerò. Poi sempre quel giorno alla Feltrinelli, sempre con il 25% di sconto che c'era in questo caso sui romanzi Burr, ho preso questo libro di cui ho sentito tanti, e anche questo credo sia vecchiotto, perché comunque non vecchiotto, però del. Ah no,
La prima edizione Burr è del 2011, però la prima è del 2010. Io l'ho preso perché ne ho sentito, l'ho visto spesso nei blog, soprattutto nei blog di letteratura femminile, quelli per intenderci che bazzico più spesso, e mi aveva incuriosito, visto che costa poco, perché 11 euro con lo sconto del 25, io di matematica non capisco niente, però l'ho pagato di meno di 11 euro, 9 euro, intorno ai 9 euro, ed è questo qua, Insaziable di Meg Capot, Vampiri a Manhattan. Sì, lo so, i vampiri hanno stufato anche me, però non lo so, mi intrigava la copertina, poi che ne ho sentito veramente tanto parlare e credo di averne sentito parlare bene. La trama comunque mi garbava, quindi l'ho preso, poi vi saprò dire, magari vi farò l'ennesima recensione di questo libro che gira sul web. Poi, vabbè no, questo è il pezzo forte, lo lascio per dopo. Cioè, questo qua, La casa delle anime morte, della, oddio, Newton credo, Newton Compton, di Stuart McBride, un libro dalla feroce inaudita, vi toglierà il sonno, Daily Mirror. Questo è vecchiotto, perché mi sembra anche usato, quindi sicuramente, ora, io non ho la benché minima idea da dove provenga questo libro, so solo che credo di averlo comprato ultimamente, perché non l'avevo mai visto prima, e sinceramente nella mia biblioteca metto le mani solo io, quindi non so. E l'avrò preso quando ho preso una ventina di libri usati da quel negozietto a Bari in cui mi fornisco, ed è del 2009, Newton Compton Editori, La casa delle anime morte. Evidentemente, conoscendomi, il titolo mi ispirava, mi ispira anche la copertina, nonostante sia molto questa vasca da bagno, questo degrado, boh, forse sono stata attratta dal retro, tipo che dice non riuscirete a smettere di leggerlo. I libri di McBride dovrebbero essere dichiarati patrimonio nazionale, una storia macabra vincente con un protagonista che vi conquisterà. Quindi boh, c'è questo qua che non so quando e se leggerò, che non so da dove scappi fuori, però sicuramente l'avrò pagato più, cioè è la prima volta, io non ho veramente idea, però è un libro che non ho mai presentato, quindi questo qua. Poi ringrazio moltissimo la Newton Compton Editori perché mi ha mandato questo libro che avevo visto e che avevo chiesto, un altro thriller appena uscito, di Unni Lindell, L'ultima casa a sinistra, un grande thriller ambientato nella Norvegia più violenta. E quindi anche questo qua segue sempre il filone che ormai sapete, da Stieg Larsson in poi, quindi dalla trilogia di Millennium in poi, un filone collaudatissimo che è quello dei thriller, dei noir provenienti dalla Scandinavia. E niente, mi intriga veramente tanto. Devo dire che avevo letto la trama e mi sembrava il più intrigante degli ultimi usciti, quindi mi sono fatta mandare questo. E scusate come al solito per l'effetto specchio, però si chiama L'ultima casa a sinistra, nel caso non riusciate a leggerlo. E niente, proprio perché è uno dei classici thriller che piacciono a me. Ora, magari si corre anche qui il rischio, come è successo dopo Twilight, con tutte le saghe di vampiri, che si cade in una certa stereotipizzazione del genere. Però devo ammettere che finché non mi stufa io leggo. Poi, per quanto simili, ogni thriller comunque ha una, a meno che non siano scritti dalla stessa mano, dalla stessa persona, però ogni thriller ha un suo perché. Poi devo dire che, amando comunque i paesi del nord, anche se non ci sono mai stata, mi piace molto come atmosfera, quindi piacendomi dove sono ambientati c'è molta più probabilità che mi piaccia proprio il libro in sé. Quindi devo dire che il freddo mi sembra i paesi del nord mi sembrano un'ottima ambientazione per i thriller, quindi mi piace moltissimo. L'unica che ho trovato deludente in tal senso è stata l'autrice della principale Pessa di ghiaccio, non so se avete mai letto Camilla Läckberg. Io non so se perché la principessa di ghiaccio è stato molto pompato e quindi magari mi aspettavo chissà che, però in realtà mi è deluso talmente tanto che comunque non ho comprato gli altri suoi, quindi quello è stato un po' una delusione. Però devo dire che altri meno conosciuti non sono male, anche se Stieg Larsson, soprattutto Uomini che odiano le donne, perché vabbè, anche La ragazza che giocava col fuoco, però il terzo, La regina dei castelli di carta, non mi è piaciuto, cioè era un po' noioso, diciamo, l'ho letto un po' saltando di qua e di là, quindi Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne, per me rimane il meglio. Questo qua, poi c'è il libro che sto leggendo adesso, per cui ringrazio l'ufficio stampa della BIT,
che sarebbe Neri Pozza, Giano Editori, il Tascabili. Allora, io questo libro mi aveva intrigato per la copertina, per il titolo e poi perché è ambientato in Giappone, è scritto da una giapponese e quindi a me piace molto anche la cultura del Giappone. Era tanto che non leggevo un libro giapponese, quindi ho detto va bene, lo richiedo. Ufficio stampa gentilissimo, me l'hanno mandato. Peccato che poi quando è arrivato ho visto che trattasi di un mattone che gli fa un baffo a Guerra e Pace. Sono, vi dico subito, 900 pagine quasi. E poi 900 pagine scritte fitte, belle sottili, però se vi può consolare costa solo 10,50 euro, sicuramente sugli store online lo trovate sempre col 15%, quindi con 8,50 euro, 9 euro avete comunque un bel libro. Allora, questo lo sto leggendo adesso, sono arrivata tra l'altro a più di metà, e è un bel libro. È un libro che non mi aspettavo, perché mi aspettavo qualcosa di più thriller, proprio perché la storia di due prostitute che vengono uccise e della sorella di una di loro due che parla, quindi a ritroso li costruisce gli eventi della vita di sua sorella e di questa sua amica, perché l'altra uccisa è una sua amica, quindi una è la sorella, l'altra è l'amica, e appunto parla della sorella, ripercorre tutte le tappe della sua esistenza, di questa donna che era dotata di una bellezza mostruosa, anche perché, come viene detto nel libro, era tra virgolette una mezzo sangue, cioè di madre giapponese e padre svizzero, quindi occidentale, quindi aveva questo mix di tratti, tra l'altro in un viso bellissimo, un corpo perfetto, eccetera, quindi un po' una storia sulla perdizione della bellezza, un'accuzza sociale, diciamo che non ha quasi nulla del thriller, però è un romanzo veramente molto molto bello, di cui a breve dovrebbe uscire una mia, non so se è già uscita, sicuramente metterò il link sotto, uscirà la recensione per sul romanzo che mi sta piacendo, è molto, niente, è un bel libro. Quindi soprattutto se amate il Giappone vi fa capire veramente tanto tanto di questa società. E adesso veniamo al pezzo forte. A un'autrice di cui io ho letto praticamente tutto, l'ho conosciuta, tra virgolette, perché ho conosciuto i suoi primi libri nell'estate del 2009. I suoi libri mi sono stati prestati da una mia amica, quella per me era un'estate molto particolare, in negativo, e diciamo che mi ha aiutato a superarla, dopo li ho letti tutti. Devo ammettere che i suoi libri hanno un po' la caratteristica di essere tutti uguali, però tutti uguali non nel senso, cioè nel senso che comunque ha uno stile che la contraddistingue e che se tu leggi un libro di Charlotte Link, perché sto parlando di Charlotte Link, un'autrice tedesca di bestseller che molte donne sicuramente conosceranno, cioè ne leggi uno, ti piacciono tutti perché lo stile è sempre quello e in un certo senso una sicurezza e fa parte di quei libri veramente leggeri da leggere sotto l'ombrellone. Lei certe volte fa dei libri che virano sul thriller, altre volte virano magari più sullo storico, però ha sempre una grande introspezione nei confronti delle figure femminili, quindi non ha... Cioè, non posso dire che è un'autrice meravigliosa, che scrive da Dio, che si apprende tantissimo leggendo i suoi libri, che sono mozzafiato, eccetera. Però ecco, io la amo perché quando mi devo rilassare e non ho veramente testa per nient'altro, un libro di Charlotte Link è quello che mi ci vuole. Cioè, mi rilassa con trame carine, proprio romanzi che potete regalare alla nonna, potete regalare alla mamma, alla zia, che si possono leggere sotto l'ombrellone, che si possono leggere vicino al camino quando sei mezza addormentata. Cioè, sono proprio quei libri che ti fanno rilassare, che sono carini, cioè scritti bene, insomma mi piace. E ringrazio tanto 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 l'ufficio della Corbaccio, che oltre ad avermi mandato il libro mi permetterà di intervistare Charlotte Link, quindi sicuramente, oddio sti capelli che mi vanno in bocca, scusate, quindi sicuramente vi farò sapere, metterò magari il link sotto, comunque se mi seguitemi sul blog perché la intervisterò. E mi ha mandato in anteprima, credo che non sia ancora uscito o comunque non so quando, probabilmente sarà uscito quando posterò il video, ed è il nuovo di Charlotte Link, Oltre le apparenze. Questo vira sul thriller e niente, che dirvi, sono felicissima di averlo tra le mani e non vedo l'ora di leggerlo. Questo sicuramente sarà, se non la mia prossima recensione, una delle mie prossime. E con questo abbiamo finito il mio malloppone che ho qui accanto di nuove entrate nella mia libreria per il mese di marzo. Essendo che marzo è appena iniziato, sicuramente ci sarà un mese di marzo bis. Quindi, che dire, ci vediamo presto per le recensioni. Spero di non avervi annoiato troppo. Un abbraccio, alla prossima. Ciao!